Perché Catone, che ha questo nome così remoto e arcaico e lontano e saggio, come Cicerone, ha chiamato me? Perché sapeva dei miei rapporti intimi con Berlusconi, perché voi non conoscete la componente gay di Berlusconi. E questa va detta, la componente gay di Berlusconi è quella con cui cambierà la politica italiana. Avete visto che ha aperto le coppie gay, ma perché due che non sono fondamentalmente gay si trovano così bene? C'è una ragione. Che quando lui disse la famosa e esagerata frase, meglio mi dare una bella donna, cosa che qui davanti sembra esibita, che essere gay, io l'ho chiamato, tu sei pazzo, dico, essere gay è la condizione naturale, anche Trieste è gay, Mannheim si vede subito con la vocina. Quindi noi siamo, nel senso che abbiamo una componente omosessuale del 30%, soltanto che in alcuni di noi si rivela perversa ed è lesbica. Quindi la componente omosessuale di Berlusconi e di Sgarbi ha questa, e quindi noi ci incrociamo come due ragazze, Silvia, Vittoria. E su questo nasce un dialogo. Detto questo, Mannheim infatti sta spesso con noi perché vuol godere di questo beneficio gineceo, tant'è vero che ha detto 44 anni, uno è un ragazzo, infatti lui è un adolescente che è fra noi, tutti noi siamo adolescenti, il più giovane credo che sia Trieste, che però non è nelle condizioni migliori perché noi dobbiamo agire anche quando lui sta seduto, e noi andiamo avanti per lui, quindi è tutta una cosa costruita Mi stacco di secondo, meno. ecco, noi siamo la tua azione sussidiaria. La solidarietà. Detto questo, comunque, alla fine, dopo avergli fatto capire che esisteva Intesa Popolare, ha accordato l'apparentamento.